4 candidati in lista ad Arzignano, alla fine la spunta Alessia Bevilacqua alla guida di una compagine di centrodestra all'interno della quale ci sono anche Lega e Fratelli d'Italia. È il vice sindaco uscente. Alessia Bevilacqua, un successo sperato, un successo fortemente voluto. Sì, fortemente voluto, ci abbiamo creduto, però ripeto, fino all'ultimo momento siamo rimasti con i piedi per terra e poi è arrivato questo risultato strepitoso. Quindi. 57% la Lega, sicuramente un traino molto importante. Sì, certamente, io tra l'altro sono militante in Lega da 11 anni, quindi è una grande soddisfazione. Ecco. Primo sindaco donna di Arzignano. Primo sindaco donna, infatti dedico veramente questa vittoria a tutte le donne e soprattutto tutte le donne che lavorano. Adesso qual è la prima cosa che verrà da sé? Domani sarò qui in comune, come ho fatto finora, per ascoltare i cittadini, ma anche per dare il via ai cantieri che abbiamo promesso. E quindi subito al lavoro. Già un'idea sulla squadra? No, non ancora. Qualche, ma sia il momento, aspettiamo.